20 maggio 1970. Viene emanata in Italia la legge numero 300 che sancisce le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, più nota come Statuto dei lavoratori. Il testo rappresenta un passo fondamentale nella storia del diritto ed è ancora oggi l'ossatura e la base di tutti i rapporti di lavoro. Per illustrare i contenuti del provvedimento siamo entrati in un'aula dell'Istituto di Diritto del Lavoro dell'Università di Bari, dove si è svolto un dibattito a cui hanno preso parte studenti, professori e sindacalisti. Esso, nelle grandi linee, può essere basato su tre direttrici fondamentali in cui possono raccogliersi le sue norme. La prima, concernente la tutela della dignità ed integrità fisica e morale del lavoratore dipendente nella condizione di lavoro quale risulta dalle strutture autoritarie dell'impresa. La seconda, che riguarda la libertà per ogni lavoratore di esercitare le libertà sindacali sancite dalla Costituzione e conquistate nelle lotte sul posto di lavoro. La terza, infine, che prevede forme particolari di tutela e garanzia per l'espressione di questa libertà sindacale attraverso forme organizzate ed istituzionali, e cioè che riguarda il fenomeno organizzativo sindacale come forma fondamentale ed incoercibile di autotutela degli interessi collettivi dei lavoratori subordinati. Alle osservazioni e alle domande degli intervenuti ha risposto il professor Gino Giugni, titolare della cattedra e capo dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro. Risponderò alle varie domande in maniera globale. Ecco, una delle prime domande riguarda quella che è stata chiamata la semplicistica abolizione dei controlli medici sulle assenze per malattia. Ora, vorrei precisare che il disegno di legge questi controlli medici sull'assenza per malattia non è che li abolisca, soltanto li trasferisce dal medico di fiducia del datore di lavoro, che può non essere un medico imparziale, all'istituto previdenziale competente. Sempre nel quadro di queste norme che riguardano la tutela del lavoratore come individuo, un riferimento, una domanda si è posta relativamente alle guardie giurate. Beh, vorrei chiarire, le guardie giurate scompaiono come agenti di vigilanza sull'attività lavorativa, cioè l'attività di vigilanza sui lavoratori non può più essere fatta dalle guardie giurate, le quali peraltro possono sempre restare a tutela del patrimonio aziendale in una funzione che loro è attribuita dalla legge e che soltanto con una distorsione applicativa era stata estesa fino alla sorveglianza sull'attività lavorativa. Infine vi è un rilievo sullo sciopero. Ma qui potrei rispondere anzitutto che il progetto di legge non riguarda gli scioperi, quindi non vedo per quale ragione dovremmo introdurci la materia dello sciopero. E in secondo luogo, l'opinione mia è che in materia di sciopero o di forme abnormi di lotta sindacale, ma il problema di fondo non è tanto di reprimere, perché tra l'altro è soprattutto repressione chiama repressione, e le forme efficaci di controllo o di limitazione del diritto di sciopero sono state instaurate soltanto negli stati totalitari. Piuttosto, in un regime democratico e di libertà sindacale, occorre rafforzare il potere sindacale e rendere questo potere sindacale effettivamente capace di esprimere la volontà degli organizzati.